Siamo alla presentazione di Andrea Iannilli, nuovo pivot di Montecatini, che ha debuttato già sabato scorso a Empoli, mostrando già tante di quelle qualità per cui la società termale ha puntato su di lui per rinforzarsi e uscire da questo brutto momento. Andrea. Sì, purtroppo è andata malino, diciamo, ecco, non siamo stati proprio diciamo pronti ad affrontare una squadra come Empoli, complice magari anche il fatto che comunque magari i ragazzi si sono lasciati un po', sono stati stravolti un po' gli equilibri col mio arrivo. Succede, sarà diversa dalla prossima, insomma. Giocatore della tua esperienza, quale potrebbe essere la ricetta per portare fuori Montecatini da questa situazione di classifica abbastanza, diciamo, pericolosa, per usare un eufemismo? Sicuramente lavorare tutti insieme, perché io sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla settimana di lavoro che abbiamo fatto settimana scorsa. Abbiamo lavorato con un'intensità pazzesca, poi purtroppo non siamo riusciti a riportarla in campo durante la partita, però insomma lavorare come abbiamo fatto settimana scorsa credo che sia stare insieme, lottare insieme e cercare di stare il più sereni possibile, insomma, ecco. Hai affrontato Montecatini tante volte da avversario, ora che ci vivi da 10 giorni, che impressione hai di questa città? Sono avversario di Montecatini dal lontano 2008, nel loro ultimo anno di Lega 2. Ci siamo giocati praticamente la permanenza in Lega 2 quell'anno, io ero a Imola. E venire qua è sempre stato un motivo di gioia, perché io sono comunque un tipo di giocatore che non soffre la pressione, diciamo, esterna. E qui di pressione esterna ce n'è abbastanza. Adesso è a mio favore, quindi spero di trovarne giovamento e spero di riuscire a trasferire ai miei compagni un po' della mia carica, insomma. Un accordo che, mi sembra di capire, con Catibanca ha portato anche abbastanza bene. Fatto a dicembre, sono arrivate 2 vittorie. La data del consiglio è del 20 dicembre, quindi da quel momento sono tornate le vittorie a Montecatini, e quindi anche di buon auspicio. Poi, insomma, questo ulteriore innesto sicuramente nel tempo saprà dare i propri frutti. Come hai detto, Montecatini è il basket, quindi non potevamo tirarci indietro da questo accordo, quindi è stato rinnovato per il secondo anno consecutivo, e speriamo appunto di portare risultati. Siamo qua nella filiale della Colonna, si dice sempre che le filiali in banca non servono più, una utilità l'abbiamo trovata, quindi anche a presentare i giocatori.